Siamo alla cena del Bodio Academy e stavolta non prendiamo né un dirigente, né un allenatore, né un giocatore, ma abbiamo forse i due papà più presenti in tutte le partite amichevoli, Luca e Pino, giusto? Giusto, giusto. Tuo figlio difensore, difensore centrale, e il tuo la punta, vero? È un po' punta, un po' centrocampista, un po' di tutto. Voi vi conoscete anche perché prima di venire qui al Bodio Academy avete militato tu nel Morazzone e poi tu invece anche nel Varese. Come giudicate la vostra stagione qui al Bodio Academy? Ma sono contento perché i ragazzi si sono divertiti, hanno fatto un bel campionato, soprattutto il girone d'andata che sono finiti molto bene secondi, poi hanno un po' mollato nel ritorno, però si sono divertiti, un bel gruppo, e speriamo l'anno prossimo nella Juniores che possano fare di meglio, insomma. Quanto è stato difficile lasciare il Morazzone, so che tuo figlio ha giocato anche nel Varese, per venire in una città magari meno blasonata, però tutto sommato tuo figlio si è ambientato bene, e anche come vedete voi la differenza fra giocare con un certo tipo di ragazze e soprattutto a volte vedere i momenti difficili. Certo, sono realtà diverse, diciamo. Venire via da Morazzone è stato difficile perché comunque ce l'hanno ambientati, come anche a Varese. Però dopo diventa fisiologico, no? È un imbuto che si stringe e insomma uno poi deve anche trovare il sistema per far giocare il proprio ragazzo, visto che là non avrebbe forse più giocato. I vostri figli erano sempre presenti all'allenamento e tante volte il rammarico forse di questa stagione è che all'inizio della stagione si faceva 3 allenamenti, poi molti non venivano e si è tornati a 2, e forse questo ha inciso nel ritorno? È chiaro che i 3 allenamenti sono fondamentali, non abbiamo ben capito come mai molti ragazzi il lunedì non venivano all'allenamento, adesso il presidente si chiarirà per la prossima stagione, perché è importantissimo l'allenamento, perché poi 3 buoni allenamenti in partita poi si vede la differenza. E nel ritorno abbiamo pagato anche un problema fisico del secondo tempo, si vedevano i ragazzi un po' stanchi. Vedere l'allenatore della Juniores che è venuto a seguire le ultime partite vostre, che probabilmente stasera ce ne sono qua una dozzina che andranno a giocare l'anno prossimo, probabilmente vuol dire che crede anche nei vostri ragazzi. Certo, speriamo che comunque facciano una buona squadra e che comunque i nostri ragazzi possano giocare anche nella Juniores, più che altro è questo. Voi che avete avuto il piacere di vedere i vostri ragazzi partire da piccolini e arrivare fino a qui, qual è stato secondo te l'allenatore che ha più indirizzato, ha più fatto insegnare tua cosa, tuo figlio? Secondo me, io dico il Fabio Morazzone, ma perché Chianese, chiaramente, perché comunque ha avuto più anni i ragazzi e quindi ha avuto più modo di insegnargli il portare la palla dal basso senza lanciare, senza fare cose strane, insomma. Comunque lui, io dico lui, ma perché ha avuto i ragazzi per 3 anni. Un attaccamento particolare ce l'ha avuto tuo figlio. Io ricordo tuo figlio quando ha preso le famose 4 giornate di squalifica per una parolina all'arbitro, però essere lì addirittura anche la domenica mattina a vedere i suoi compagni dimostra comunque che l'attaccamento per la squadra c'era. Sì, comunque lui la voglia di giocare ce l'ha sempre, e comunque ha fatto un bel gruppo e la voglia di giocare comunque c'è sempre, per cui ci sta, voglio dire, anche le 4 giornate sono state un po' un'ingenuità, diciamo, però comunque lui ci è rimasto male perché comunque avrebbe voluto giocare le 4 giornate in cui non ha giocato. Quanto è importante fare gruppo? Questi ragazzi mi dà l'impressione che in mente dei risultati gruppo l'hanno sempre fatto, e soprattutto quelli più grandi. Quest'anno abbiamo giocato tante volte con qualche era 2009, con 2008, e mai hanno fatto pesare magari a un ragazzino di essere inferiore, perché chiaramente quando c'è un paio d'anni in meno logico che tu vuoi vincere, magari. Infatti questo è il bello dei ragazzi, perché sono stati bravi sia a tirare dentro, a giocare con i 2009 e non fargli pesare purtroppo il fisico un po' più piccolino, esile nelle giocate, però sono stati bravi lo stesso, a me sono piaciuti. Qualche partita l'abbiamo persa forse perché ci avevamo troppe assenze, però a fine anno sono contento, forse è stata la più bella stagione che hanno fatto. E poi tutto sommato ricordiamoci che l'anno prossimo i vostri ragazzi
saranno loro i più piccoli andando alla Juniors, e quindi speriamo che i più grandi della Juniors li inseriscono bene, che si adattino, giusto? Sì, sicuramente se i ragazzi più grandi gli insegneranno qualcosa sarà tutto di guadagnato anche per loro. Spero che abbiano pazienza, più che altro è quello, e che comunque si comportino in una certa maniera, più che altro è quello. Grazie, grazie mille, grazie per l'attaccamento che avete per la squadra, perché non mancate né una partita di allenamento, e questo gli fa molto onore a voi e anche ai vostri ragazzi. Grazie, grazie a lei.